Una mostra a Roma all'Auditorium racconta l'immigrazione femminile in Italia. L'ha visitata Elisabetta Miracchi. Donne discriminate, donne violate, donne avvolte nelle loro tradizioni, donne espressioni di realtà metropolitane. Immagini che narrano volti, storie e culture diverse. L'arte si incarica di diventare crocevia del dialogo, dell'integrazione e della convivenza civile. Così la pensa l'Associazione delle Donne Marocchine in Italia. La cultura, unica uscita di sicurezza per raccontare i diritti, che con sempre maggiore frequenza vengono calpestati. Episodi che portano alla ribalta gli immigrati, il tema dell'integrazione nella comunità italiana. Vero è che gli immigrati troppo spesso vengono rappresentati come un problema, non come una ricchezza sociale ed economica. Il nostro obiettivo è anche portare avanti un discorso di integrazione. Qui la seconda generazione è una seconda generazione italiana. Di immigrati, pensa italiano, sogna italiano, mangia anche italiano e secondo me vanno salvaguardati. In che modo? Aiutarli a farli sentire italiani, se no le porte dell'estremismo sono apertissime.